Vediamo alcuni esperimenti sulle onde stazionarie e il principio di sovrapposizione presi da una vecchia videocassetta didattica di molti anni fa. Qui abbiamo una molla in cui vengono generati due impulsi in direzioni inversi opposti. Vediamo che gli impulsi, si attraversano, si sommano e poi proseguono ognuno per conto suo. Di nuovo, ecco, arrivano i due impulsi, fanno l'interferenza, si sovrappongono e poi ognuno prosegue per la sua strada. Nella molla in alto, abbiamo l'impulso che arriva da sinistra, nella molla in basso abbiamo l'impulso che arriva da destra e nella molla al centro abbiamo la sovrapposizione dei due impulsi. Vediamo questo e questo, si sovrappongono, danno il massimo, questa è l'interferenza costruttiva, quindi cresta più cresta, danno un massimo che è la somma e poi i due impulsi proseguono ognuno per conto suo. Animazione al computer, due creste, due impulsi, arrivano, si sommano e poi si attraversano e proseguono. Fa vedere il momento in cui i due impulsi si sommano. Qui viene raggiunta il massimo dell'interferenza costruttiva e poi i due impulsi ripartono, e proseguono ognuno per la sua strada. Adesso una cresta e un ventre, lo stesso, e per un attimo si annullano e poi ciascuno prosegue per la sua strada. Questo è il momento in cui si annullano, proseguono per la loro strada. E qui vengono riprodotte le stesse cose che abbiamo appena visto con le molle. Una cresta e un ventre che si sommano. In realtà viene fuori la loro differenza, quindi abbiamo questo il ventre, questa è la cresta e qui la sovrapposizione dei due. In questo momento si annullano l'uno con l'altro, viene fuori praticamente un'interferenza distruttiva e poi proseguono ognuno per conto suo. Cresta e onda e impulso a onda quadra. Chiaramente questo si può fare con il computer. I due impulsi si sommano o si sottraggono e poi proseguono ognuno per conto suo. Cresta e impulso triangolare. Interferenza costruttiva oppure interferenza distruttiva. Qui ci sono due onde armoniche che danno per un attimo un'onda stazionaria perché sono due onde armoniche identiche, una progressiva e una regressiva. E vediamo infatti per un attimo l'onda stazionaria, poi le due onde si attraversano e l'onda stazionaria termina. Qui vengono prodotte le onde stazionarie da destra e da sinistra e vediamo in mezzo la molla che appunto raggiunge la situazione di onda stazionaria con i nodi, questo punto per esempio è un nodo perché sta fermo e questo invece è un antinodo perché oscilla. Qui si vedono di nuovo i nodi, questo per esempio è un nodo, si vede questo punto rosso che sta fermo, mentre invece questi sono antinodi. Stessa lunghezza d'onda, differenti ampiezze, l'onda stazionaria non si forma. Lo rivediamo, anche se la lunghezza d'onda è uguale, però l'ampiezza è diversa e quindi no standing wave, non si forma l'onda stazionaria. Stessa ampiezza, differenti lunghezze d'onda, stavolta è il contrario, l'ampiezza è la stessa, le lunghezze d'onda no, e di nuovo non si forma l'onda stazionaria. Si vede che le lunghezze d'onda sono differenti, no standing waves. Di nuovo. Qui una bella onda stazionaria realizzata con questo apparecchio, che sono tutte bacchette di legno, di plastica, che vengono fatte oscillare e si vede appunto l'onda stazionaria. Questo dovrebbe essere, in questo momento c'è un antinodo qua e questo è un nodo. Nodo e antinodo. Qui di nuovo le bacchette oscillanti, quindi questi sono i nodi, si vede, e questi sono gli antinodi. Estremo fissato. Si vede un'onda armonica che arriva, rimbalza, si inverte, da onda progressiva diventa regressiva e l'interferenza dell'onda progressiva e regressiva genera l'onda stazionaria. Quindi l'onda stazionaria è generata per riflessione di un'onda progressiva, riflessione su un estremo fisso. Quindi l'onda progressiva e regressiva, fanno l'onda stazionaria. Qui abbiamo una pellicola di sapone.
che viene fatto oscillare e quindi genera un'onda stazionaria che presenta due antinodi, quindi è il secondo modo normale. Adesso di antinodi ne presenta 4, 1, 2, 3, 4, quindi è il quarto modo normale. È stata aumentata la frequenza di oscillazione per formare il quarto antinodo dal secondo. Qui abbiamo un'onda armonica che arriva, si riflette sull'estremità fissa e vengono fuori i nodi e gli antinodi. Questi sono gli antinodi e i nodi. Mantenendo costante l'ampiezza, variando la frequenza, proviamo a vedere se tutte le frequenze date vanno bene oppure no. Questa, per esempio, va bene, una frequenza lenta è la frequenza dell'onda del modo fondamentale di vibrazione, quindi dell'onda fondamentale, la prima armonica. Con una frequenza una volta e mezza non si forma l'onda stazionaria, invece con una frequenza doppia si forma la seconda armonica. Ora, una frequenza invece diversa, 2,07 volte la stazionaria, non si forma l'onda armonica. Quindi non tutte le frequenze vanno bene. La frequenza tripla sì, in altre parole vanno bene solo le frequenze multiple della fondamentale. La frequenza tripla dà il terzo modo di vibrazione. Questo è il primo modo, armonica fondamentale, il secondo modo che oscilla con una frequenza doppia, terzo modo oscilla con una frequenza tripla, 2F0, 3F0, si vede anche dal disegno. Questo è il modo fondamentale di vibrazione di questa pellicola di sapone. Qui si sta aumentando l'ampiezza di oscillazione. Adesso invece viene prodotto il secondo modo normale di vibrazione e si formano due antinodi. Eccoli qua, i due antinodi che si formano. Quindi secondo modo di vibrazione, avendo aumentato leggermente la frequenza di oscillazione.